In questo video vedremo 5 segreti sul dimagrimento di cui nessuno parla. Li vedremo uno ad uno e alla fine del video ti dirò come metterli in pratica fin da subito. La prima cosa che sicuramente stai sottovalutando è la bioenergetica. Che tu ci creda o no, non ci alimentiamo di solo cibo, ma anche di molto altro e soprattutto di luce. Uno studio canadese dell'Università di Alberta ha dimostrato che le cellule adipose che si trovano appena sotto la nostra pelle si restringono se esposte alla luce blu emessa dal sole. Peter Light, autore dello studio, dichiara che l'insufficiente esposizione alla luce solare potrebbe favorire l'accumulo di grasso. Addirittura si stanno aprendo strade verso cure basate sulla luce per l'obesità ed altri problemi di salute come il diabete. Ti rendi conto? Per millenni i nostri antenati hanno passato la maggior parte delle loro giornate all'aria aperta, esponendo i loro corpi all'effetto benefico dei raggi solari. Ed oggi invece ci ritroviamo per la maggior parte delle ore della giornata chiusi tra quattro mura. E sappi che la mancanza di esposizione al sole può essere la causa o un aggravante di diversi disturbi. Ovviamente la bioenergetica è un argomento che qui stiamo solo accennando e che non riguarda solo la luce solare, ma anche respirazione, ritmi circadiani, sonno. Quindi fammi sapere nei commenti se ti piacerebbe un video dedicato a qualcuno di questi argomenti. Secondo consiglio, smetti di allenarti. Hai capito bene, siamo nati per muoverci, non per esercitarci. Il concetto di allenamento, per come lo conosciamo oggi, è un concetto nuovo per la nostra specie. I nostri avi rimarrebbero sconvolti dalla nostra concezione di movimento. Immaginati tuo nonno lavorare tutto il giorno e poi ritagliarsi un'ora per muoversi ed attivare il corpo. Guarda, che se ci pensi è assurdo. L'uomo non ha mai avuto la necessità di allenarsi perché il lavoro e la quotidianità prevedevano di per sé un'attività fisica sufficiente e nel tempo libero non si doveva fare altro che riposare e svagarsi. E questo concetto è brillantemente dimostrato e spiegato nel libro Exercise di Daniel Lieberman. Lieberman è un docente di biologia evolutiva umana ad Harvard e la sua ricerca, in cui si combinano paleontologia, anatomia e biomeccanica, è incentrata sulla storia e l'evoluzione del corpo umano. Ti consiglio davvero di leggere il suo libro, molto interessante. Se è vero che non siamo nati per allenarci, è altrettanto vero che siamo biologicamente nati per muoverci, per camminare e per correre. E se non lo facciamo, sono guai, guai veri. L'uomo infatti dovrebbe accumulare talmente tanto movimento durante la giornata da non avere bisogno di allenarsi. Questa è una presa di coscienza che devi fare, soprattutto se il tuo obiettivo è dimagrire. Puoi allenarti un'ora al giorno tutti i giorni illudendoti di star facendo le cose alla grande, ma quell'ora corrisponderebbe al 4% della tua giornata. Il 4%! Ed è chiaro che se il tuo obiettivo è dimagrire, la differenza la farai nel 96% e non sul 4%. È vero che la società moderna ha alzato la qualità della vita da molti punti di vista, ma da un certo punto di vista ci ha trasformato in esseri umani da zoo. E prima ce ne rendiamo conto, prima riusciremo a rivendicare la nostra natura e tornare in forma. Detto questo, niente paura. Ho altri 2 segreti sul dimagrimento da darti e guarda il video fino alla fine perché ti dirò come mettere in pratica tutto questo fin da subito. Terzo consiglio segreto che ti do è... usa le gambe, sfrutta la tua natura. Abbiamo un corpo in grado di fare cose straordinarie, ma come un uccello è fatto per volare, una scimmia per arrampicarsi ed un pesce per nuotare, noi siamo fatti per camminare e correre. Sei biologicamente progettato per questo. La tua anatomia te lo dice, il tuo tendine d'Achille, la tua fascia plantare, il tuo cuore. Ogni angolo del tuo corpo è fatto per correre e trae beneficio dalla camminata e dalla corsa. Il vero problema è quando fai la cosa opposta, ovvero non muoverti, stare fermo e seduto per ore. Ragazzi, il sedersi è il nuovo fumare. Se sei seduto tante ore ogni giorno, come puoi pensare che basti un'ora di allenamento per perdere quei chili di troppo? Il segreto del dimagrimento è il consumo calorico giornaliero e non quello rilegato al momento dell'allenamento. Se passi un'ora in piedi o un'ora seduto, c'è differenza nel consumo calorico, magari una differenza minima, ma in una settimana, in un mese o in un anno sono calorie e calorie in più consumate. È tempo sulle gambe che ti farà diventare più resiliente. Quindi cambia la tua postazione al lavoro, spostati a piedi, fai le scale, non lo so, ma cambia qualcosa che ti faccia passare più tempo sulle gambe. Questo è il vero segreto per rimetterti in forma. Non ammazzarsi con allenamenti insensati o fare la dieta, che ne so, dell'ananas o della banana.
Per quanto riguarda alimentazione e idratazione, non starò qua a dirti quanto sia importante mangiare bene ed idratarsi al meglio per dimagrire. Oggi siamo qua per i consigli segreti. Quarto segreto per dimagrire? Dormi! Il sonno è tra le necessità umane più sottovalutate in assoluto al giorno d'oggi, anzi per qualcuno è la cosa più negoziabile in assoluto. Se hai tante cose da fare, vai a letto tardi e ti svegli presto, giusto? Per carità. Può capitare, ma se diventa la regola, sono problemi. Se il tuo telefono è al 2% di batteria, lo attacchi al caricabatterie, giusto? Così dovresti fare con il tuo corpo. Questa è una chiave del dimagrimento. È stato scientificamente dimostrato come dormire abbastanza ed avere una buona qualità del sonno influisca sulla regolazione ormonale e metabolica. Ti dico l'ultimo segreto sul dimagrimento e poi ti darò un modo per iniziare a metterlo in pratica, come promesso. Tieni sotto controllo lo stress. Ci hai mai fatto caso quanto un periodo di stress influenzi ogni aspetto della tua vita? Relazioni, lavoro, salute. Lo stress, soprattutto se prolungato, scuote totalmente l'equilibrio nella tua vita e ti porta, tra i tanti problemi, anche a mangiare in modo disordinato. In realtà non c'è una correlazione diretta tra stress e aumento di peso, ma devi imparare a gestirlo, perché se sei stress sicuramente non riuscirai a tenere sotto controllo tutti i punti di cui abbiamo parlato. Non riuscirai ad avere una buona qualità del sonno, sarà difficile prendersi tempo da passare all'aria aperta, sarà impossibile organizzarsi per avere una vita più attiva. Alla fine, l'unico e vero segreto del dimagrimento è capire che è tutto nelle tue mani. Nessuno ti costringe a fare o non fare qualcosa. Sei tu che sei responsabile di ciò che fai o non fai. Sei tu che devi decidere la tua scala delle priorità ed agire di conseguenza. Quando si parla di dimagrimento si parla di salute, di benessere, di forza, di energia. E questo non riguarda solo te, ma anche le persone che ti circondano. La tua famiglia, i tuoi amici, i tuoi collaboratori. Voler essere la migliore versione di te stesso non è un atto egoistico, tutt'altro, è un atto di generosità e di altruismo verso il mondo. Ed ora, come promesso, passiamo alla parte pratica. Prendiamo consapevolezza di come questi 5 aspetti stanno influenzando la tua forma fisica ad oggi. Per fare questo, prendi una penna e un foglio di carta e segna i seguenti 5 punti. Il primo punto, le ore passate seduto al giorno, e qui fai una media settimanale. Il secondo, il tempo passato all'aria aperta. Terzo punto, i minuti di allenamento settimanali, come ad esempio il tempo che passi a camminare, a correre o in cui fai altre attività sportive. Il quarto punto, le attività che ad oggi utilizzi per gestire lo stress, come ad esempio esercizi di respirazione o meditazione. Il quinto, le ore di sonno giornaliere, anche qui su una media settimanale. Ora tieni traccia di questi 5 aspetti quotidianamente per almeno una settimana e ti accorgerai che magari stavi sottovalutando e non tenendo in considerazione 5 degli aspetti più importanti per la tua forma fisica. E voglio farti notare una cosa: il modo migliore per lavorare su questi 5 aspetti contemporaneamente è uscire a correre. Quindi non mi resta che augurarti buone corse e mi raccomando, goditi.